Il Signore sia con voi. Lettura del Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, il Signore Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo. Dopo aver digiunato 40 giorni e 40 notti, alla fine ebbe fame. Il tentatore gli si avvicinò e gli disse: «Se tu sei figlio di Dio, di che queste pietre diventino pane?» Ma egli rispose: «Sta scritto, non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio». Allora il diavolo lo portò nella città santa, lo pose sul punto più alto del tempio e gli disse: «Se tu sei figlio di Dio, gettati giù. Sta scritto, infatti, ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo ed essi ti porteranno sulle loro mani perché il tuo piede non inciampi in una pietra». Gesù gli rispose: «Sta scritto anche, non metterai alla prova il Signore Dio tuo». E di nuovo il diavolo lo portò sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria e gli disse: «Tutte queste cose io ti darò se gettandoti ai miei piedi mi adorerai». Allora Gesù gli rispose: «Vattene, Satana. Sta scritto, infatti, il Signore Dio tuo adorerai. A Lui solo renderai culto». Allora il diavolo lo lasciò. Ed ecco degli angeli gli si avvicinarono e lo servivano. Parola del Signore. Signore Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo. Gesù esce da quella misteriosa e sconvolgente esperienza che è il battesimo ricevuto al Giordano da Giovanni il Battista. Come abbiamo detto altre volte, anche Gesù, come ognuno di noi, quando viviamo momenti molto intensi di grande gioia o di grande sofferenza o comunque momenti emotivamente molto carichi, anche Gesù, come ognuno di noi, ha bisogno di ritirarsi per lasciare sedimentare, no? Per cercare di capire cosa è accaduto, per dare nome, per mettere a fuoco ai suoi sentimenti che gli si muovono dentro. E quindi, come dicevano i padri, no? Nell'immagine che tante volte abbiamo usato, i padri che dicono: il cuore dell'uomo è come la brocca piena d'acqua e sabbia, no? Ricordate, finché agiti l'acqua e la sabbia in circolo, non riesci a vedere attraverso, no? Non riesci a vedere il fondo. Se vuoi vedere quello che hai nel cuore, devi smettere di agitare la brocca, così la sabbia si depositerà e potrai vedere con chiarezza attraverso la brocca, no? E quindi smettila di agitarti, smettila di accumulare stimoli, pensieri, immagini. Ti trovi il tuo spazio di silenzio, fai sedimentare anche i sentimenti e cerchi di dare loro il nome. Ecco, Gesù fa questo, si ritira nel deserto per 40 giorni e 40 notti, un numero simbolico nella Bibbia vuol dire un tempo lungo con un inizio e una fine. E cerca di far sedimentare per poter dare un nome a quello che ha vissuto in quella occasione straordinaria che è stato il battesimo di Giovanni. E da quel tempo lungo e intenso di ritiro e di solitudine, Gesù uscirà radicato in una consapevolezza, la consapevolezza di volere annunciare agli uomini e alle donne dei suoi giorni il fatto che qualcosa di nuovo sta avvenendo al mondo. Prendiamo il Vangelo di Marco, le primissime parole di Gesù, uscendo dal periodo di silenzio,
sono il tempo è compiuto, il tempo è maturato letteralmente, e il regno di Dio ha fatto il passo, Dio ha cominciato a regnare nel mondo, e quindi convertitevi, cioè giratevi dalla mia parte e accogliete il Vangelo e accogliete la mia parola, l'annuncio buono. Tempo del deserto in cui il cuore si placa e ciò che gli si muove dentro si sedimenta. Tempo del deserto non è un tempo facile, naturalmente, perché l'acqua si fermi e il cuore diventi trasparente, il corpo è messo sotto pressione, fame, solitudine, caldo, freddo di notte, silenzio prolungato. Ma è così che le motivazioni profonde del nostro agire possono venire a galla, possono affiorare più liberamente alla superficie della coscienza, no? Abbiamo bisogno di un tempo di silenzio. Nel 1944 Giovannino Guareschi, già autore al tempo conosciuto, umorista, viene fatto prigioniero. Dopo l'8 settembre rifiuta di aderire al fascismo e quindi viene deportato in Germania. E dal campo di Beniaminowo, non so se si legge così, comunque in Polonia, scrive, tiene un diario, e quindi in questo tempo di reclusione forzata vede un po' per volta affiorare alla superficie della sua coscienza ciò che gli abita dentro. Anche quello è un tempo di silenzio. E a un certo punto scrive questo col suo piglio umoristico: signora Germania, tu mi hai messo fra i reticolati e fai la guardia perché io non esca. È inutile, signora Germania, io non esco, ma entra chi vuole. Entrano i miei affetti, entrano i miei ricordi. E questo è niente ancora, signora Germania, perché entra anche il buon Dio e mi insegna tutte le cose proibite dai tuoi regolamenti. Signora Germania, tu frughi nel mio sacco e rovisti tra i trucioli del mio pagliericcio. È inutile, signora Germania, tu non puoi trovare niente. E invece lì sono nascosti documenti di importanza essenziale: la pianta della mia casa, 1000 immagini del mio passato, il progetto del mio avvenire. E questo è ancora niente, signora Germania, perché c'è anche una grande carta topografica al 25.000, nella quale è segnato con estrema precisione il punto in cui potrò ritrovare la fede nella giustizia divina. Cosa sta dicendo? Questo isolamento, signora Germania, non fa che rendermi più forte, non fa che rendermi più consapevole di ciò che per me è vitale. L'essenziale, quello che mi rende vivo veramente, ti è irraggiungibile, non hai potere su tutto questo. I miei affetti, i miei ricordi, la presenza del buon Dio, la fede nella sua giustizia, su tutta questa ricchezza tu non hai alcun potere. E io lo scopro, scrive, ogni giorno di più. Il meglio di me emerge nel tempo della reclusione e tu non puoi farci nulla. La pagina di Isaia che abbiamo ascoltato nella prima lettura ha a che fare con questo, no? Con il Signore che per mezzo del suo oracolo dice: in un luogo eccelso e santo io dimoro, ma sono anche con gli oppressi e gli umiliati, per ravvivare lo spirito degli umili e rianimare il cuore degli oppressi. Io sono colui che dona vita, continuamente impegnato a donare e ridonare vita a chi si sente schiacciato, a chi si sente oppresso, conculcato. Anche nel lager di Beniaminowo io sono all'opera perché Giovannino trovi il suo umorismo, il suo piglio per riaffermare la sua libertà. In altre pagine del suo diario clandestino il tono di Guareschi è diverso, meno spigliato, meno ironico, più cupo, più affaticato. Un po' più avanti
Il 3 agosto del 1944 scrive così: questa noia incessante, come avere al collo un cappio che non si allenta, questa miseria senza speranza, questo malessere che impregna di tristezza ogni ora del giorno e della notte. In 2 mesi avvenimenti di formidabile importanza si sono succeduti, incalzanti, ma qui è come buttare pietra in una pozzanghera d'acqua limacciosa. Un breve turbamento nella melma, poi tutto ritorna irrimediabilmente fermo, come prima, non rimane traccia. Giornate inerti, ore che si consumano una dopo l'altra, come una catena che si inabissi nell'acqua, un anello trascinato dall'altro. E io assisto alla loro inutile consunzione con l'angoscia di chi, legato e impotente, vede fluire goccia a goccia da una vena aperta nel suo polso il suo sangue che la sabbia assorbe silenziosamente. Le mie ore si annullano in questa sabbia. E ogni ora mi ruba una goccia di vita, un sorriso dei miei figli, e io vedo me stesso scendere gradino per gradino la scala che non si risale mai più. La tentazione di lasciarsi sprofondare, no, nel fango della disillusione, nella triste spossatezza di chi non ha più speranza. Quando fuggire dalla noia non è possibile. Noi che fuggiamo dalla noia in tanti modi, no? L'attivismo, la frenesia, il sovraccarico di immagini, di suoni, di cibo, di stimoli di ogni genere. Elaboriamo strategie per fuggire dalla noia, ma ci sono situazioni in cui la noia non è evitabile. Non rimane che affrontarla. Sono momenti preziosi della vita, passaggi fondamentali. Non rimane che attraversarla, la noia, che siamo noi stessi, abitarla, accettarla e viverla. Perché, come dice il Piccolo Principe, quello che rende affascinante un deserto è che nasconde un'oasi da qualche parte. E allora Gesù, al fondo della sua solitudine, della sua noia che certamente avrà attraversato, oltre le appiccicose suggestioni del nemico che gli suggerisce cose strampalate per sentirsi importante, per attirare lo sguardo degli altri, che gli suggerisce vie per affermare il suo messianismo in modo ridicolo, per deviarlo, oltre tutte queste suggestioni fastidiose e rumorose, Gesù scende più in profondità e trova, ci dice Matteo, le parole delle Sacre Scritture. Sono ciò che nel fondo più fondo di lui Gesù porta e custodisce. Parole di vita. È necessario attraversare noia e solitudine, silenzio e deserto per trovare ciò che veramente ci sta a cuore. La sabbia depositata al fondo. È notizia di questi giorni la morte improvvisa e inattesa di Alexei Navalny, l'attivista politico, blogger russo tra i più noti e tenaci oppositori di Vladimir Putin. È morto in carcere a neanche 48 anni di età, dopo diversi anni di detenzione, probabilmente ucciso dal regime, in una sperduta località della Siberia, lontano dai suoi affetti. Sapete, nel 2020 è stato avvelenato, probabilmente, per volere del governo, anche se naturalmente non ci sono le prove. Si è curato e si è ristabilito in Germania e poi ha deciso di tornare in Russia. Nonostante fosse consapevole di andare incontro a un sicuro arresto e a una lunghissima detenzione, come infatti è stato. E il suo è stato un tentativo pagato a caro prezzo di destare la coscienza politica e civile dei suoi compatrioti rispetto ai diritti conculcati dal governo. E chi gli chiedeva: ma perché torni in Russia? Ma perché io cerco di scuotere la gente addormentata? Non appena rimesso piede giù dall'aereo, improvvisa una conferenza stampa di quei giornalisti presenti e dice queste parole:
Non ne trovo più. No, lo dico dopo. No, recupero soltanto quel passo di Isaia che abbiamo letto, no? Il Signore che dice attraverso il profeta: ho visto le vie del mio popolo, ma voglio sanarlo. Ho visto che il mio popolo ha preso strade sbagliate, io voglio sanarlo. Ecco Navalny, no? Che dice la stessa cosa. Io voglio guidarlo, offrirgli consolazioni, e ai suoi afflitti io pongo sulle labbra pace. Pace ai lontani e ai vicini, dice il Signore, e io li guarirò. Quest'uomo è tornato in patria per aprire attraverso la sua parola strade di guarigione al suo popolo. Ed è stato anche un modo per dire al presidente Putin: guarda, tu hai potere sul mio corpo, ma non hai potere sulle mie idee. Non hai potere sui miei ideali. Puoi anche seppellirmi in un carcere là in Siberia, ma non puoi impedirmi di essere io stesso una parola di libertà e di responsabilità. Quando un uomo e una donna scendono a questa profondità nel proprio cuore, a queste regioni interiori dove vive e respira il meglio di loro stessi, anche la vita diventa un bene che si può offrire. La paura non ha più il potere di trattenerli, sono ormai liberissimi. Al ritorno in Russia, il 17 gennaio 2021, appunto appena sceso dall'aereo, eccole qui le parole, dice: io sono qui e vi posso assicurare di essere felice, questa è casa mia. Tutti mi chiedono: hai paura? No, non ho paura. Passo la dogana con animo tranquillo, poi andrò a casa perché so che ho ragione, ed esorto anche voi a non avere paura. Gesù uscirà dal suo tempo di deserto con la consapevolezza di andare incontro a una grande avventura, meritevole di essere vissuta fino in fondo, meritevole di tutte le sue energie. La grande avventura è quella di raccontare in molti modi, in parole e in opere, in parabole e in guarigioni e in esorcismi, raccontare l'inizio di qualcosa di nuovo sotto il cielo, l'ingresso di Dio nel mondo attraverso di Lui. Il sorgere di un giorno nuovo. E Gesù dice: questo annuncio merita di essere proclamato con tutta la mia vita, fino al rischio della vita, fino a rischiare la morte, non c'è problema. Non abbiate paura di quelli che possono uccidere il vostro corpo, dice a un certo punto nel Vangelo di Giovanni, ma non hanno potere su di voi. Quella pagina che leggevo di Guareschi si conclude così: signora Germania, tutti inquieti con me, ma è inutile, perché il giorno in cui, presa dall'ira, farai baccano con qualcuna delle tue mille macchine e mi distenderai sulla terra, vedrai che dal mio corpo immobile si alzerà un altro me stesso, più bello del primo. E non potrai mettergli un piastrino al collo, perché volerà via, oltre il reticolato, e chi si è visto, si è visto. L'uomo è fatto così, signora Germania. Di fuori è una faccenda molto facile da comandare, ma dentro ce n'è un altro, e lo comanda soltanto il Padre Eterno. E questa è la fregatura per te, signora Germania. Alla fine della messa riceveremo, chi lo desidera, il segno delle ceneri sul capo. È un segno che può assumere e ha assunto nella tradizione vari significati, anzitutto quello penitenziale. Naturalmente, già nel linguaggio biblico, il cospargersi il capo di cenere e polvere è un ricordare quello che sono destinato ad essere. Sono destinato ad essere cenere, questo mi guarisce dal mio delirio di onnipotenza, dal mio attivismo sfrenato. I padri dicevano: quando sei troppo angosciato per qualcosa, o quando sei troppo contento per qualcosa, pensati sul letto di morte che ti passa. Questa è un po' l'idea, no? Quindi ridimensionare, un po' di cenere sulla testa ci aiuta a dire: va bene, qualunque sia la roba troppo grande che sto attraversando, mi placo, faccio scendere la sabbia sulle... Ma possiamo trovare anche un altro significato che mi piace,
Cosa rimane del legno bruciato? Rimane la cenere che, come sappiamo, è fertilizza bene il terreno, no? Ciò che rimane e che è fecondo, rende feconda la vita, la rende fertile. Noi riceviamo sul capo le ceneri anche per domandarci, come dire, per augurarci: io vorrei diventare persona feconda nella mia vita. Che cos'è che mi rende fecondo? Bruciato tutto il resto, che cos'è che rimane? Che cosa? Che cos'è quella sabbia sul fondo di me? La verità di me, ciò per cui sono disposto ad impegnare la vita, ciò rispetto al quale dico alle circostanze dell'esistenza e a quanti vogliono allungare le mani su di me: non avete potere. Che cosa rende viva la mia vita? Possiamo vivere così, anche questo gesto, e in tutto questo il Signore ci accompagni.